Due eventi, due giornate diverse con un unico elemento in comune, anzi due, la lettura e il progetto, Leggendo in Steia, fortemente voluto dal comune di Polla e dal presidente del consiglio comunale Giovanni Corleto. Lo scorso fine settimana di pioggia si è così colorato di parole lette ad alta voce, prima con gli anziani dell'università della terza età e poi con l'Unione Ciechi e Ipovedenti e infine con i bambini e l'associazione Lilium. Sabato Nicolas Vespoli ha letto in una sala al buio testi in braille, mentre Umberto Paladino ha suonato la sua fisarmonica salutando il Natale. Ricordiamo che da poco la struttura Don Bosco è stata al centro dell'inaugurazione della sede della sezione ciechi e ipovedenti e occasioni del genere sono fondamentali. Domenica poi le ragazze di Lilium hanno condotto i bambini nella lettura di un libricino dedicato alla storia di San Nicola, poi regalato a tutti i presenti. La lettura accomuna, unisce, fa stare insieme, crea comunità e ci fa respirare sogni e speranze, ha commentato Gianni Corleto.